Burger King apre ad Arezzo, da oggi è possibile entrare nel punto di riferimento cittadino, il 18 l'inaugurazione. Speciale. Però già da oggi il negozio è aperto e dà tutti i suoi servizi. Perché la scelta di venire qui ad Arezzo? Beh, Arezzo è sicuramente una piazza importante che a noi è sempre piaciuta e finalmente grazie alla famiglia Mazzi, che è la proprietaria dell'Agi Peni qui di via Mecenate, abbiamo trovato il locale adatto per la nostra clientela. Arrivano dei posti di lavoro, quante tanti, persone? Tanti, dai 25 ai 35 ragazzi assunti. Età media? Età media giovani, 20-25, si arriva comunque anche a 30 anni. All'interno di questo negozio c'è anche una cosa caratteristica, un cinema in 8 dimensioni. Esattamente, è un cinema per grandi e piccoli che proietta filmati di 5-6 minuti in 3 dimensioni, unito poi a degli effetti speciali tipo neve, vento, pioggia, e le poltrone su cui si è seduti si muovono in avanti e indietro, in alto e in basso, per simulare l'effetto di uno skateboard sulla neve, di una montagna russa e di tutta una serie di altri giochi. Il punto vendita è particolare perché si incentra molto su una clientela che non sempre va in un Burger King, ovvero la famiglia. Sì, è un concetto italiano. Noi siamo focalizzati sulla famiglia, più che un fast food lo chiamerei un ristorante per la famiglia. Tutto è orientato verso la famiglia, i servizi che offriamo, tutto quello che noi facciamo è per la famiglia e per i ragazzi, più piccoli e più grandi. Tutti i servizi che diamo e quello che pensiamo lo pensiamo in questo senso, in maniera che la famiglia possa stare tranquillamente anche un'ora o quanto vuole qui a mangiare in un ambiente piacevole. Non è il cibo scappa e fugge. Sì, è una fortissima attenzione questa anche del marchio, che è da sempre attento alla qualità del cibo e controlla tutte le fasi di produzione. Comunque il cibo è tutto italiano e alcune cose, come per esempio le verdure che noi prendiamo fresche dal territorio, sono a chilometro zero.